Sia lode e gloria a te, Signore, Dio mio. Carissimi fratelli, l'Italia ha il debito pubblico più alto di tutti i paesi europei. La cifra esatta di questo debito pubblico, solo per l'anno 2022, è di 2.762 miliardi di euro, solo a fine 2022. Questo debito pubblico ci costa annualmente la cifra di 73 miliardi di euro, circa 185 milioni al giorno. Abbiamo il 35% di disoccupazione giovanile. Abbiamo migliaia, per non dire centinaia di migliaia, di aziende che hanno abbassato le saracinesche e non le hanno più aperte. Nell'anno 2022 vi sono state in grave difficoltà 371.000 imprese e naturalmente con 445.000 dipendenti. In Italia oltre 110.000 imprese nel primo trimestre del 2022 hanno abbassato la saracinesca e hanno chiuso le loro attività. Per quanto riguarda l'agricoltura, nel 2022 sono fallite 3.363 aziende. Nel 2023 rischiano di chiudere 120.000 aziende. Abbiamo circa 10 milioni di poveri assoluti e nonostante tutto questo, questo paese continua ad accogliere a destra e a sinistra, a mandare miliardi e armi a un paese in guerra e a disinteressarsi della povera gente che è costretta a fare la fila per prendere un pezzo di pane. Se fate delle ricerche su internet e scrivete fila per prendere il pane, troverete dei video abbastanza esaustivi. Ma la parte più bella deve ancora venire, perché la meravigliosa sinistra, finta sinistra italiana, ha trovato un'altra delle sue fantastiche idee. Per salvare alcuni immigrati da altri immigrati, per salvare gli immigrati homo da altri immigrati che non condividono questi valori, quando parliamo di questi valori naturalmente ci riferiamo alle famose città di Sodoma e di Gomorra, hanno deciso di affidare delle case d'accoglienza di lusso per immigrati homo. Ovviamente queste case, indovinate chi è che le paga? Così abbiamo case di lusso in centro Roma con wifi e ascensore per le coppie di immigrati homo che chiedono asilo politico o mirano all'ottenimento dello status di rifugiato in Italia. Lo prescrive un bando di gara del Comune di Roma lanciato il 13 dicembre scorso con scadenza il 20 gennaio. Indovina, indovinello, chi ha fatto questo bando di gara? Di quale partito? Bene, entro questa data dovranno pervenire le offerte per la messa a punto di un piano che, come fa sapere oggi Affari Italiani, mira a tutelare adulti singoli e famiglie titolari del Sistema Nazionale di Accoglienza SAI in centri residenziali di accoglienza diffusa. Come da determina comunale del 24 novembre, il progetto utilizza parte dei fondi statali per 23 milioni e 780.000 euro l'anno e prevede 1.320 posti da utilizzare nel triennio 2023-2025. Un fiume di soldi. Dunque, se per i portatori di handicap non ci sono soldi abbastanza, se per gli italiani disoccupati non ci sono soldi abbastanza, si trovano tranquillamente milioni e miliardi per paesi in guerra e anche per soggetti amanti di un certo tipo di stile di vita. Il bando ha la firma dell'assessore alle politiche sociali, Barbara Funari. Indovinate a quale partito appartiene? È il lotto 4 a lasciare particolarmente a bocca aperta, in cui vengono elencati i requisiti degli appartamenti destinati agli immigrati homo. Questi appartamenti dovranno essere ubicati in zone centrali,
in quartieri che favoriscono l'inserimento delle persone accolte nel contesto locale, facilitando la costruzione di rapporti relazionali necessari per il raggiungimento di un'adeguata integrazione sociale. Dunque, niente quartieracci periferici per i cocchi della giunta Gualtieri, no, quelli rimangono prerogativa di quei pezzenti dei romani che tanto a vivere stipati in casermoni malsani e senza servizi ci sono oramai abituati. Gli appartamenti dovranno poi prevedere l'assenza di barriere architettoniche e naturalmente per gli handicappati italiani niente invece per i portatori di questa fantastica ideologia appartenente alle bellissime città di Sodoma e Gomorra, per loro è concesso tutto. Naturalmente questi appartamenti dovranno poi essere provvisti di ascensore, laddove gli stessi non siano edificati al pian terreno o non si sviluppino all'interno di unità immobiliari terra-tetto, e garantire al loro interno la copertura di una rete wifi. Pensate che ci sono poveracci italiani che non hanno manco il PC, per consentire alle persone accolte la possibilità di poter accedere gratuitamente ai collegamenti online, in modo da consentire la fruizione di servizi educativi, formativi e lavorativi previsti dal progetto. Adesso pensate se coloro che vogliono venire in Italia sono messi al corrente di questo bando di gara indetto dalle politiche sociali. Diventeranno tutti uomo questi immigrati. Vabbè, perché a loro dire gli altri immigrati non tollerano questi? È spiegato in questo rapporto dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Il livello di accettazione delle persone homo risulta essere molto basso nei centri d'accoglienza. L'esperienza di convivenza di persone homo in contesti di accoglienza collettiva rischia di ostacolare l'emersione o l'espressione di una identità di genere o di un orientamento sessuale dissimile dal resto dei conviventi. Poveracci, e allora come non capirli? Che tradotto significa: i cari fratelli migranti non sopportano la convivenza con persone homo nelle strutture d'accoglienza. Così, per evitare che i rifugiati riducano a pezzetti piccoli piccoli le coppie homo o cosiddette gender fluid di turno, si piazza queste ultime in strutture di accoglienza di superlusso, equiparandole dunque alle donne vittime di violenza o di riduzione. Resta solo da capire se gli immigrati homo dovranno tangibilmente dimostrare le loro inclinazioni particolari, oppure, come più probabile, verranno creduti sulla parola. Mi immagino la fine per mostrare la propria appartenenza homo. In tal caso permetteteci di nutrire qualche dubbio sulla genuinità delle dichiarazioni che alcuni di questi soggetti effettueranno per ottenere un posto in paradiso alla faccia degli italiani. Chiaramente tutto in obbedienza ai nostri valori cristiani, come ha avuto modo di spiegare Viktor Orban. Naturalmente, in quanto Orban mostra una determinata idea, c'è molta pressione affinché l'Ungheria non riceva più i fondi dell'Unione Europea. Il premier ungherese sappiamo che già si trova ai ferri corti con l'Europa per essersi opposto alle sanzioni contro la Russia e per aver allontanato dal paese quelle cosiddette organizzazioni cosiddette umanitarie che sono molto vicine al signor Soros. È incredibile come una piccola nazione come l'Ungheria possa mostrare a tutti la propria sovranità nazionale. Sia lode e gloria a te, Signore Dio mio. Naturalmente noi potremmo distruggere tutto questo combattendo con le preghiere e con l'arma della fede, ma purtroppo i cristiani sembrano dormire, ma si sveglieranno quando forse sarà troppo tardi. Sia lode e gloria a te, Signore mio Dio, venga il tuo regno. Amen.